Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo iniziato a fare delle side quest che ovviamente si sono espanse poi per tutta quanta la mappa. Il punto è che non le faremo... Aspetta. Uy. Che è successo? Che succede? Via dai bidoni della spazzatura che abbiamo scoperto essere i nostri peggiori nemici. Ehi. Io non credo che il problema siano i bidoni. O forse sì, erano i bidoni contro questo muro, non lo so, non voglio scoprirlo. Stavo per curare l'uomo morto qui, comunque. Dicevo, abbiamo sbloccato tutta la serie di missioni secondarie, tra cui una missione secondaria che ci ha permesso di imparare il tocco curativo. Tocco curativo che ci aiuta facile facile ad aumentare il nostro karma positivo. Il fatto è che abbiamo sbloccato anche la possibilità di succhiare via l'elettricità dalle persone, il che ci farebbe salire il karma negativo, ma quando serve anche curare. Io tutte le persone che vedo ferite le curerei, ma non per qualche motivo strano, ma perché almeno iniziamo a guadagnare karma positivo. E come ho detto anche la puntata scorsa, io non penso che faremo le missioni secondarie in video, me le farò per conto mio, perché se sono solo vai in giro e trova oggetti, uccidi nemici, sblocca un nuovo potere, certo magari quello può essere utile, ma nel complesso alla fine... è la solita zona, vai e passa da punto A a punto B fino a che non trovi il cosino che ti potenzia. No, ecco fatto. Ma come mai tutti sti mietitori? Ho bisogno di curarmi. Perfetto. Perfetto. Allora, forse era meglio se andavamo subito alla missione. Perfetto. Facciamo come le Termopili. In una zona stretta dovete tutti avvicinarvi a me per essere colpiti. Muori. Ecco fatto. Allora, morsa elettrica, che così ci becchiamo un po' di karma positivo. Morto questo? Ovviamente. Qualcun altro vivo? Nessuno. Vieni qua. E morsa elettrica. Oh, finalmente siamo riusciti a sopravvivere. Allora... alta quota. Moria, sono in posizione. Dovrebbe esserci un ripetitore vicino a te. Trovalo e ricaricalo. Hai paura che scappi? Senza il ripetitore saresti fuori portata. Non lo permetterò. Ovviamente. Recati nell'area rimasta senza corrente e carica il ripetitore.
Dov'è? Ah, eccolo qua. E quanto ci vuole? Ora devi ripristinare l'elettricità in questo settore del Neon. Il tuo GPS ti mostrerà dove andare, ma attento. La zona è infestata dagli editori. Ma va? Non l'avevo notato, Moira. Quei tipi mi faranno a pezzi. È vero. Va bene caricare quel ripetitore, mi ha prosciugato. Ah, ecco perché stavamo prendendo... Se devi combattere, cerca dei generatori d'emergenza. Ce ne sono alcuni sparsi sui tetti. Ecco perché stavamo prendendo così tanti danni. Perché siamo nell'area senza corrente, di conseguenza... È morto? Ecco fatto, che cavolo. Oh, peccato, speravo di riuscire a passare. Comunque dicevo, ecco perché stavamo prendendo così tanti danni nonostante la nostra riduzione al danno. Perché siamo nell'area senza corrente. Oh, cool. Posso distruggerla la torretta? No, peccato, va bene. Allora, prossima destinazione, dobbiamo andare di qua. Altri nemici che vogliono fare a botte. Vieni qua. Distrutto. Uguale a prima, stessa situazione merdosa. Siamo in un'area di merda. Termopili, Termopili. Ecco fatto, uff. Ecco qua. Madonna mia. Voi non avete capito che io vi spacco la faccia a tutti. Granata. Ho bisogno di energia. No, questo non funziona. Ecco fatto. Comunque, ora che ci siamo liberati di tutti sti stronzi, possiamo ritornare alla nostra meta originale, ovvero andare a cercare il prossimo ripetitore. Ecco fatto. Aspetta, vieni qua, che così ti metto nella morsa elettrica. E ciao, quello non lo prenderò mai. Aspetta, questo l'ho già... Sì, mi sa che è quello dell'altra volta, vero? No. Altro dispositivo audio, che culo. Ma no, ma mi ha trovato solo le antenne radio. No, stupido. All'inizio io devo trovare i cosi da ricaricare, non questi. Ho dovuto ricaricare la missione perché mi ero totalmente perso. Vuoi vedere che in realtà la missione si era un attimo buggata? Perché mi diceva di dovermi ricaricare a uno dei generatori. Solo che io ero già carico e quindi quando ho cercato di prosciugarlo... Non mi ha fatto nessun effetto. Magari è stata colpa mia. Vorrei davvero avere la planata al momento. Mi permetterebbe di muovermi molto più velocemente. O meglio, mi permetterebbe di muovermi meglio. Però eccoci all'entrata delle fogne finalmente. Dai che magari otteniamo il potenziamento di volare della planata. Ok, ci sono. Come prima, ristabilisci il circuito del trasformatore sotterraneo. Cerca la stazione di distribuzione. Devo andare di qua. Che tra l'altro, quando Cole fa da collegamento ai... come si chiama? Alle due estremità per la corrente elettrica, io l'avrei voluto usare come miniatura dell'episodio. Solo che c'è l'hub di mezzo, questo qua con tutti i segnalini elettrici, che non me l'ha permesso perché si vedevano troppo. Ecco qua, ci arrivo. Ecco, vabbè, è stato un pelo pericoloso, ma ce l'abbiamo fatta. Vai, Cole. Fai da circuito. Vedi, mi si alza troppo e va tutto sui pallini e non riesco ad utilizzarla come immagine. È un peccato. Ah, la granata. Bene, bene. Anche la granata non è male. La granata mi va bene. Avrei preferito comunque il volo. Distruggi l'ostacolo con la granata. Va bene. Uff. Mi posso ricaricare? Sì.
perfetto. Quella gente non fa altro che ciarlare di te che consegni quella bomba. Persino George ne parla di continuo. George? Mi ha chiamato lui. Diceva di avere un pacco rovente sulla scrivania e che dovevo consegnarlo al volo. L'ho preso e sono partito. Lui dice che non poteva consegnarlo a nessun altro. Ovviamente. Come lavoro faceva schifo. La paga era una miseria. Arrivo sul posto, qualcuno mi chiama e mi dice di aprire il pacco. So solo che poi mi sono risvegliato in un cratere. Almeno ci hai guadagnato i superpoteri. Proprio. Non preoccuparti di George e di quegli altri idioti, ci penso io. Guarda, che premio! Abbiamo ottenuto un premione! Ma perché non muore? Oh, e finalmente! Aspetta! Ma lui c'ha delle taniche esplosive di lato, perché non muore? E che cacchio! Vaffanculo! Oh, e sono andati! Oh, calmo! Stavo facendo un salto un filo sbagliato! Peccato, volevo tirargli uno schiaffo a questo. Se lo sarebbe meritato. Tizio esplosivo? Ovviamente. Allora, Cole, capiamoci. Se tu non fai la mira, io non posso attaccare. Se tu non fai L1, io non posso fare nulla, Cole. Sì, il tizio esplosivo, ho capito. Fammelo fare, però. Puff. Dai! Libero! E anche questo quartiere, puff, è stato rilluminato. Beh, che dire. Ti hanno reso più eroico, 500 punti esperienza, bomba appiccicosa e eliminazione ambientale. Mi hanno reso più eroico, ma non abbastanza per salire di un grado. Uffa. Vabbè. Ho capito perché i mietitori distruggevano le condotte dell'acqua sotto il ponte. Sentiamo. Isolando il sistema idrico della città, possono diffondere la loro epidemia in ogni casa. Chiunque beva quello schifo si ammalerà, o peggio. Bene. Già, e non è finita. Secondo i miei rapporti, Smith Fountain è già inquinata e ci sono molte vittime. Vai là e dammi una conferma della situazione, poi decideremo il da farsi. Va bene. Allora, il prossimo giro andiamo a ripulire la fontana. Amico, non ci crederai. Sai quelle zone della città che hai ripulito? Aha. Non ci sono più criminali e la gente ha prende poster con la tua faccia ovunque. Incredibile. Faccio quello che posso, Zeke. Non c'è bisogno di celebrarmi. Esatto. Lo so, amico, lo so. Però è troppo forte. Dai, vola di sotto. Spaccato la schiena. Becca di questo. Dai, come fa a essere ancora vivo? Va bene, l'importante è averlo colpito alla testa. Su, provateci. Benissimo, e con questo abbiamo ottenuto un altro potenziamento. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!